Maurizio Ruggero Cardone, il migliore della scorsa settimana, in giro a postarsi, avete vinto 5-0 contro Asu, se non mi sbaglio, sì, avete vinto 5-0 contro Asu. Come ti è sembrata prima di tutto la scorsa partita che non ho avuto l'onore di intervistare? Ah, abbiamo fatto una partita... diciamo, stavamo... aspetta un attimo, taglio un attimo. È tutto merito dei ragazzi che hanno sostenuto la squadra, il mio è stato merito minore, mi hanno supportato loro. Oggi Desperados, la prima partita hanno fatto 3-3 contro gli Sporting Club Unino che hanno vinto 4-0. Aspettiamo una bella squadra, ce la metteremo tutta e in bocca al lupo agli altri. Ecco qua il tuo pensierino per il meno, grazie. Fallo vedere anche la telecamera. Grazie. Grazie. Sì. Man of the week di questa settimana per la Master League del Torre Lacciotto, Regalbuto. Allora, migliore della settimana, o meglio sarebbe di più settimane, insomma, per l'andamento in generale. Come sta andando questo torneo? Dici proprio la prossima prima apparizione. Sinceramente ci aspettavamo qualcosa di meno, invece il livello è molto, molto alto. Ci stiamo divertendo comunque, cioè, fino ad ora ci è andata bene. Speriamo che anche questa sera riusciamo a fare tutto. Una delle difese meno battute in generale tra i vari tornei, merito soltanto tuo o anche, insomma, anche della squadra? Merito del collettivo, poi mi sto qui per parlare, cerco di fare il posto. Ok, allora noi già dall'anno scorso facciamo una piccola promessa, veloce veloce perché stiamo per cominciare. Sì. E adesso ti do il premio che è un bellissimo smanicato, griffato Arend. Voglio una promessa che andrà da adesso fino a fine torneo. Una promessa del tipo? Una promessa in generale, ovviamente del torneo. Meno di 8 gol, vittoria campionato. Dai. Vabbè, cercherò di. Voglio numero. No. Meno delle altre difese. Meno delle altre difese. Di master. Ok, va bene, allora adesso. E adesso ti do lo smanicato. Rapido. Facciamo vedere. Ok, ho fatto Arend, ho fatto Doncino, adesso però te la metti sotto la maglia, rapido proprio, poi dopo te la metti, vincerete, penso, spero, e ci vediamo tra poco, dai. Benissimo, ciao. Tra poco, vai. Buonasera, siamo qui con Giordano, il vincitore del premio Man on the Week dell'Old Style League. Sei contento per aver vinto? Facciamo vedere prima il premio, ha vinto uno smanicato. Contentissimo. Griffato Arend. Bello. Anche se è estivo, vabbè, non fa niente. In inverno te lo metti per caso. Sì, un bel premio. Sono felice, ringrazio tutta la mia squadra per averlo vinto, soprattutto Netti. Senti, che ci ha fatto vincere. Più o meno fino ad oggi la tua squadra, ci vuoi fare più o meno una sintesi su come sono andate le partite? Abbastanza bene, tranne la prima, che abbiamo perso. Perché non c'era Netti, il nostro portiere più forte. Però ora ci stiamo riprendendo, abbiamo fatto altre 3 partite, 3 vittorie e speriamo di proseguire così. Senti, per quanto riguarda la Coppa Calciotto, come... con che mentalità? Con la stessa mentalità, vogliamo vincere anche la Coppa Calciotto. Vabbè. C'è qualche domanda da studio? Non ci sono domande da studio, li facciamo vedere. Io volevo chiedere una cosa. Ma quando la smetti di segnare? Perché ho qua 4 una partita, 2 un'altra, no? Zungri. Già 10 gol in 3 partite, non so. Sta raggiungendo un po' il Daniele Di Paolo che ci ricordiamo, stando in tema old style. Quando era Daniele giovane. Di Paolo della Cedemoni, ora è invecchiato, però. Comunque complimenti da tutta l'area e da tutta la dirigenza. Ciao.